il Città di Guardavalle risponde con un secco 3-0 alla Prasar nella gara casalinga, appunto alla vittoria di sabato del Real Pizzo sul campo del Real Montepaone, vittoria anche in questo caso per 3-1 con un secco punteggio, diciamo che la dice lunga sulla volontà di queste due squadre di continuare nella lotta per il primo posto. D'altra parte però possiamo dire che la classifica è abbastanza delineata in tronconi, perché c'è prima il Guardavalle, come dicevamo, con 4 punti di distacco sul Real Pizzo, e poi ci sono tre squadre, appunto il Real Pizzo, Piscopio e Parghelia, che sono nello spazio di 3 punti. Il Real Pizzo vince, come dicevamo, la partita a Montepaone, e il Piscopio riesce a battere per 1-0 la Promosport, quella Promosport che ultimamente stava dimostrando di diventare un avversario pericoloso per le squadre di testa. Però questa sconfitta contro il Piscopio la relega nella zona centrale della classifica, perché effettivamente dopo le tre squadre, 25, 24 e 22 di Real Pizzo, Piscopio e Real Parghelia, viene una folta rappresentanza di squadre che vanno dai 16 punti del Pino Donato Taverna e Città di Soverato ai 13 punti della Rombiolese. Comunque andiamo nel dettaglio delle partite di questa 12ª giornata. Abbiamo detto quindi di queste vittorie nell'anticipo di sabato del Real Pizzo, poi il pareggio del Real Parghelia in casa contro la Rombiolese. Invece nella giornata di domenica ci sono state le vittorie per 4-1 del Borgia sul Real Mileto, ovviamente il Real Mileto ultimo in classifica, quindi per il Borgia ricomincia un pochettino la salita in classifica e si porta a 14 punti, appunto raggiungendo la Promosport. Poi c'è la vittoria del Città di Soverato a Gimigliano contro il Comprensorio Coraggio, la vittoria in trasferta che porta la squadra di Matteo Sgro al quinto, sesto posto, in pratica diciamo però al ridosso della zona playoff, avendo appunto gli stessi punti del Pino Donato Taverna, che oggi in pratica ha riposato per per il calendario appunto che prevedeva la sua giornata di riposo. Ultima partita, la vittoria esterna della Rosarnese che in pratica si avvicina anche qui in questo caso ai 14 punti al Borgia, esso scavalca la Rombiolese. Poi c'è dai 9 punti del Comprensorio Coraggio fino ai 2 punti del Real Mileto, questa dovrebbe essere la zona bassa della classifica, quella che deve lottare per i playout.